Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su The Artful Escape. In questo gameplay walkthrough che sto facendo, registrato in 4K e 60 fps, siamo appena tornati nel polmone dello stupefacosmo e abbiamo appena sconfitto anche il fashionista. Dobbiamo ora andare a trovare Lightman, che abbiamo appreso nello scorso episodio essere stato appena deposto in nostro favore. Quindi siamo noi diventati ora il capitano di questa nave, come ci dirà appunto il buon Welcome alieno. back, Bentornato, Captain. capitano, appunto, e vi ricordo di lasciare un Glad bel mi you've piace al seen video. this. Sono a tuo I'm not servizio the di captain, Zom. commentare, non sono io il capitano Zom, I'm e di quite iscrivervi al canale positive. per non perdervi i You prossimi are. caricamenti. There's Invece, Lightman. credo proprio di sì. I Dov'è believe he's Lightman? removing his Penso belongings from the stia captain's rimuovendo i suoi effetti quarters. personali dagli alloggi del capitano. Ai ai ai. Il povero Lightman si era preso in quel posto. L'allievo che supera il maestro. E infatti ci siamo noi ora qui, dove prima c'era Lightman. E Lightman non lo guardavano in così tante persone, in così tanti alieni, volevo dire. Where to? Andiamo negli alloggi del capitano, nel ponte inferiore, che tra l'altro è la prima volta che ci andiamo, non le ho ancora viste queste. Party's over. La festa è finita. Lightman's getting ready to leave. Lightman si sta preparando a lasciare il suo incarico. Ah, bello questa parte floreale. Lightman, Lightman, I don't know what to say. non so cosa Say dire. you'll captain the lung is Di' che masterful governerai il technique. polmone con la mia stessa I'm maestria. not the captain. Non sono il You are. capitano, They tu lo can't sei. put this on me. Non possono I affidarlo have a me. no Non ho la idea minima what I'm idea di doing. come fare. Trust me when I say I Fidati believe quando you, dico che kid. ti credo, But ragazzo. also trust Ma me when fidati I anche say quando dico you're che ti wrong. sbagli. I'm not who you think I Non am. sono chi credi. I'm sorry. Mi dispiace. You're sorry, huh? Ti You're dispiace, sorry? eh? Ti I dispiace. just don't wanna Non cause any voglio trouble. causare That's problemi. the worst thing about you. Ragazzo, questa è la cosa Can I peggiore di make a te. request as Posso former avanzare una captain? richiesta in quanto ex Sure. capitano? Sicuro. There's one station to go before Resta you get solo una back to stazione Calypso. prima di fare il ritorno su Would you Calypso. have me Mi in a faresti support suonare in staff? apertura? Of course I would. Certo che sì. I'll pick the stage if you don't Sceglierò mind. io il palco se non I've ti got a feeling dispiace. I won't be Ho la around. sensazione che non ci tornerò più. And E there's an old friend I wanna c'è visit. una vecchia amica a cui voglio far visita. Va bene? You'll get there one day, Ci young arriverai man. un giorno, Even if you don't ragazzo. want to. Volente o Where's that? nolente. Dove? The end, I Alla guess. fine, suppongo. Everything okay? Ti senti bene? You know, all things Sai, considered, tutto I'm sommato, remarkably calm. sono notevolmente calmo. Non è che sta per morire lui, cioè. Non si riferisce alla fine della sua carriera, ma alla fine della sua vita. Può darsi, eh? Cioè, questo discorso che potrebbe tranquillamente essere traslato in un altro significato. Ma molti discorsi di questo gioco possono essere trattati in quel modo, in realtà. Cioè, molti discorsi di questo gioco possono nascondere un secondo Ah, significato tranquillamente. Captain! Ah, Drink up? capitano. On the house? Un cappotto No? omaggio? Offre la casa? No. Ok. Qui non si va da nessuna parte, quindi ritorniamo su. Where to? Dove? Andiamo qui a trovare Violetta. Scusate, controllo che sta registrando. Sì, sta registrando, perfetto. It's bizarre. Che strano. As I look Quando mi upon guardo, myself, who penso, is that chi è strange quella creature? strana creatura? Cioè, l'abbiamo conciato proprio male comunque noi, eh. L'abbiamo conciato malissimo. Well, if it ain't Arriva the il captain, capitano. I didn't mean for this to Non happen. volevo che Doesn't accadesse. matter if you Non meant to. importa che lo volessi o How it meno. is. È quel How's he che taking it? è. Come la sta He prendendo? seems a little Sembra un spaced po' out. fuori fase. Ah. Ah. Are you. Am I Sei. what? Sono Upset? cosa? Been Agitata? upset for a long Sono time. agitata da molto Kinda hard tempo. to reach a Un po' crescendo, difficile you know? raggiungere il culmine. Hai Is this about presente? you and Lightman? Si tratta di You te, mean Lightman? Mark? Vuoi dire We had that Mark? for a while. È così da un pezzo. Why do you hide up here? Perché ti nascondi quassù? Excuse me? Prego. You're this brilliant, Sei questa unexplainable creativa creator. brillante, impossibile a I don't even spiegarsi. understand the Io medium, neanche right? ci capisco qualcosa di questa forma d'arte, no? I don't E know, non you so, seem ho la ashamed of it. sensazione che te ne vergogni. Ask me how good I am. Chiedimi quanto sono brava. How good are you? Quanto
Sei brava. I'm the greatest that's ever Sono la più been. grande di It has sempre. nothing to do La with vergogna shame. non I'm just c'entra. Sto plotting my solo arrival. architettando il mio debutto. What is that? E questo cos'è? Il fashionista? Allarme che arriva a riprenderci? Course change. Ah, cambio di rotta. Il ghetto plettro di Hyperion. Patria di Glamorgan. Livello di pericolo delfino. Eh? Come Oh scusa? no. Oh no. Did you do this? È opera tua? No. The No, white men wanted to Lightman voleva choose the scegliere il stage. palco. He's going back. Ci sta tornando. Stiamo tornando da Glamorgan. Ok, carino come cosa. Te l'hanno introdotto inizialmente per poi fartelo arrivare alla fine. Giusto così. Giusto così. Andremo quindi al ghetto di Hyperion. Vai, scendiamo. Where to? Teatro principale. Brutto segno? Brutto segno. Esagerato, guarda. Non mi convince molto, roba da matti. Beh, allora. Where's Lightman? Dov'è He's Lightman? gone. È This sparito. is bad. Molto male. Dreadful, Terrificante. hypercatastrofic. What's wrong? Ipercatastrofico. What's C'è? going Che on? c'è che non va? Che There sta are no succedendo? Non ci sono options. alternative. Francis Vendetti Francis must Vendetti play. deve Don't be suonare. stupid. Non dire He's the stupidaggini. captain. È lui il If he does capitano. not play, Se non there is suona, no hope. non abbiamo speranza. We'll drift out here Vagheremo alla forever. deriva per sempre. I think we should chill, Penso che dobbiamo okay? darci una What's calmata, so dangerous ok? about this Che show? c'è di tanto pericoloso in questa Danger level esibizione? dolphin doesn't sound Livello so di bad. pericolo delfino non suona molto minaccioso. Francis. Francis, i Dolphin delfini are the sono le most creature vicious più feroci creatures in the dell'universo. universe. The Hyperion Il Whale ghetto Zone. plettro di Hyperion It's not like other non è una stations. stazione It come is le guarded altre. by the È Glamorgan. sorvegliata da Only Glamorgan. Lightman has faced it Lightman è il and solo lived. ad averlo affrontato ed essere And he sopravvissuto. is E non è più la not bestia da the palcoscenico di un showman he tempo. once was. If the Glamorgan is Se not non si entertained, incontra il gradimento di no one Glamorgan, passes through the nessuno station. oltrepassa la Not the stazione. crew, not the ship, L'equipaggio, la not the nave, il crowd, pubblico, no one. And the nessuno. performer gets E il vaporized when he musicista lands. viene vaporizzato con un I'll laser. never make it home. Potrei non farcela. Potrei non fare più We ritorno a might not casa. even make it to the Glamorgan. Rischieresti di non arrivare nemmeno al cospetto di That's Glamorgan. correct. Esatto. Per To ottenere get uno a show with spettacolo the con Glamorgan, Glamorgan, devi prima you fare colpo must first impress sull'iconista. the tastemaker. She books the stage, È lei che famously programma hard le to esibizioni, impress. notoriamente difficile da Jungle is conquistare. filled with La wandering giungla è musicians who piena di never made musicisti the cut. erranti che non hanno mai fatto il grande salto. Lightman is in Lightman è in danger. We pericolo, must dobbiamo agire act now. subito. I know that. Lo so. Maybe we can stop him. Forse possiamo Try fermarlo. and skip the dimension before Provare a anyone cambiare knows we're here. dimensione prima che si accorgano che I can siamo qui. feel it in my Lo antennae. percepisco nelle mie antenne. The Glamorgan Glamorgan, lo sa already già. knows. What a goddamn Che maledetto mess. casino. I'll play. Suonerò. Absolutely not. You're Assolutamente no. good, okay? Sei You bravo, might even d'accordo? wail. Potresti anche suonare But benissimo. the Glamorgan will Ma destroy Glamorgan you, ti distruggerà, Francis. Francis. Francis? I'm Francis? afraid this is a moment beyond the Temo che measure of l'occasione vada bene Francis oltre le Vendetti. capacità di Francis Vendetti. There's no Non Francis c'è nessun Vendetti in the Francis Vendetti extraordinary. nello Out there, stupefacosmo. damn it! They Diamine. call me the Là. Fuori mi exceptional! chiamano Glacial Leader l'Eccezionale. of the infinitely Capo loud della Sinfonia Galactic Galattica Symphony. Volume Not Infinito. a single E non c'è un organism can singolo compare to organismo the che possa power of these eguagliare la forza tenuous racchiusa in questi beings. 10 porcellini. You believe that? Ci credi? I have to. Devo. Auguratemi buona fortuna, se volete, miei cari. State a guardare. Dite a Calypso che da loro ero sprecato. Now, State a guardare. watch this. E si va. Caricamento.
Vediamo un po' questo nuovo pianeta. Possiamo anche suonare. Hyperion, anzi il ghetto plettro di Hyperion. Sì, adoratemi. Fate silenzio, francesina e la crema. Grazie, pubblico stupendo. Oh, che forza venire qui. Oh, wonderful crowd. Great to be here. Sto rilevando interferenze turbo. Che succede lì sotto? Socializzo con gli autoctoni. Mi adorano, li ho apparecchiati per le feste. Potrebbero avermi scambiato per un'altra persona. Socializzo con gli autoctoni. Sei in contatto con Lightman? Puoi comunicarci? No, signore. Non risponde. Non c'è modo. Si sta addentrando nella giungla. Sempre la stessa canzone. Sempre lo stesso teatrino. Chiedi il parere degli abitanti. Ehi, voi crocchettine. Avete visto Lightman? Com'è andato? Sono in delirio e non di grande aiuto. Se Lightman ne esce vivo, cosa che probabilmente non accadrà, lo scaravento nello spazio profondo. Santo cielo, sarà a metà strada verso l'iconista a quest'ora. Lo spero. È in apertura del mio numero principale. Sai, non credo ai miracoli, ma potrei credere in Glacial. Ok. Alla fine pure Violetta crede in noi. Ok, si aprono i fiori come interazione qui. Un po' di scattini, eh? Doveva caricare la prossima zona? Oh, salve! Rana strana. La giungla risulta sempre un po' elettrica quando qualcosa di speciale si aggira nei dintorni. E quando qualcosa di speciale vaga per questa strada, hai in mente soltanto una cosa. Glamorgon. Là fuori puoi anche essere a capo di regni interi. Ma nel ghetto plettro sei un moscerino. È un altro scenario. Esatto. Quindi devo chiederti. La tua storia è all'altezza del ghetto plettro di Hyperion? La mia storia comincia sul pianeta di Von Deladon, celebre per i fuochi d'artificio, le navicelle spaziali e le novelle romantiche. Continuo. Sono il capo della Sinfonia Galattica a volume infinito. Sono Glacial l'eccezionale. Mi stai intrippando il lobo frontale. Prima che questo giorno tramonti, comparirò alla presenza di Glamorgon. E le sue parole saranno... Bis. Magnifique. Dovrai fare un'audizione per l'iconista. Hai qualcuno che suoni in apertura di concerto? Sì, si chiama Lightman. È già in viaggio. Eccellente, devi pubblicizzare il tuo arrivo, bellezza. E la pubblicità comincia sempre col primo scossone, proveniente dal basso. Vamos! Io stavo per cadere di brutto. Posso saltare su questi? No.
Bella anche questa inquadratura con loro due che sono alla chitarra insieme. Francis, my little humanoid. Mio piccolo compagno umanoide, stai facendo buon viaggio? Me lo auguro. Che cos'è? Laggiù? Lightman si è procurato un'audizione con l'iconista. Il concerto sta per iniziare. Che succede adesso? Più avanti c'è un avamposto d'ascolto. Hanno molte orecchie tese verso molti suoni. Metti in scena il tuo spettacolo, rispondi alle loro domande, suoni un po' con la chitarra, se ci riesce. L'iconista segue tutte le trasmissioni dagli avamposti d'ascolto. Il tuo nome deve arrivare all'iconista prima di te. Ok, dovremo suonare tra poco allora. Ehi, lassù! Va fracasso! Dritto nei corni! Cavoli, chiedo scusa. Va bene, va bene. Ti ho sentito rivoltare la giungla. Vibra tutto. Che ci fai lassù? Sono il perlustratore più estremo della frontiera. Tendo l'orecchio verso nuovi suoni. Ti stanno aspettando all'avamposto. Perfetto, andiamo. Glacial, capo della Sinfonia Galattica a volume infinito. Ti do il benvenuto alla frontiera. Abbiamo osservato la tua ascesa con immensa curiosità. Marcia alla volta dell'iconista, eh? Uno stivale dietro l'altro. Giusto. Da qui fuori vedo la tua musica andare forte. Ho organizzato un'intervista con dei radiocomandanti. Un incontro coi fan, se non è troppo disturbo. Certo. Abbiamo pronunciato il suo nome tre volte ed è comparso. Hyperioniani, appena giunti nel ghetto plettro qui con noi, Aldevo e Beatbot. C'è Glacial, l'eccezionale. È un piacere. Sei in tour per fare colpo sull'iconista, nella speranza di un ingaggio per suonare con Glamourgon. Se l'iconista fosse in ascolto, che cosa le diresti? Benvenuta nell'era di Glacial, le direi benvenuta nella giungla. Non vedo l'ora di ricevere una sponsorizzazione più in alto. Benvenuta nelle raghe di Glacial. Abbiamo un trilione di domande da tutta la zapposfera. Credi di potercela fare? Bene, concedo 3. Così sia. Domanda 1. Quali sono le tre cose essenziali che richiede in camerino? Una scultura di ghiaccio della Sagrada Famiglia. Poi. Un polpo barista, non negoziabile. Ed infine. Una macchina volante col serbatoio pieno e senza targa. Ottima per fuggire in caso. Domanda 2. Hai dei compagni di viaggio? Una falena che parla fluentemente una lingua morta. Harold Dent. Sebbene fosse morto da anni quando ci siamo conosciuti. Una ragazza che ricordi di un coreano che ha cappeggiato un carro armato. Ma che cacchio? Una falena che parla fluentemente una lingua morta. Magari parla latino. Domanda 3. Cosa facevi prima di diventare Glacial?
Ero tra gli attivisti per la salvaguardia di creature impossibili. Progettavo edifici a gravità zero. Lavoravo come proiezionista in una videocupola. Zero Edifici gravity a gravità architect. zero. You've been Glacial, è amazed. stato uno spasso averti come ospite. E fuori onda. E i vincitori del concorso sono fuori. Ok, andiamo a vedere. Allora, gente, fatevi avanti e scattate la vostra foto. Usa il codice musicale per assumere una posa. Ok. Queste sono le pose. Non ci è rimasto altro tempo, Cocchi. E andiamo avanti. Incoming message. Messaggio in Zipnoid entrata. priority. Priorità Zipnoide. Where is that priority? Livello di Right urgenza? near the top. Quasi Okay, massimo. patch it through. Ok, mettimi in collegamento. Francis, scusami se ho tagliato la corda. Dovevo supplicarmi finché il momento era propizio, mi capisci? Batman, che hai combinato? Ci hai piantati tutti in asso. Non se mettiamo su uno spettacolo incredibile, indimenticabile. E dentro mi è rimasto giusto un ultimo spettacolo memorabile. Violetta di farfettine, Violetta distrutta, Violetta furibonda. Non preoccuparti di Violetta, è una guastafeste. Sono abbastanza sicuro che sia un genio. Lascia perdere, io e te siamo dei pionieri. Siamo gli ultimi pistolieri della città. Ragazzo, è il nostro destino. Qui non si tratta del destino, si tratta di te. Del tuo tentativo di afferrare qualcosa che non tornerà più. Incurante delle persone che potresti ferire strada facendo. Violetta merita qualcuno migliore di te, migliore di entrambi. Sto per esibirmi al cospetto dell'iconista. Capisci, ragazzo? Il mio nome è Glacial. E adesso ascoltami tu. Stasera il palco è mio. Assicurati di finire il tuo numero nei tempi. Potrei raccontarmi le tue impressioni dalla tribuna. Non devo più far colpo su nessuno. Il tuo numero dei tempi. Risparmiati per i riflettori, capitano. Stiamo inviando un resoconto prima del tuo arrivo. Ti spiace spargerci sopra qualche nota? Sicuro? Vai. Perfetto. No, sono caduto. Va bene. Qui si salta. E si va. Ah, devo andare giù, infatti. Mi sembrava strano che non vedessi il percorso. All'improvviso, come un capogiro. Come se gli insetti nella mia mente stessero marciando in una parata obliqua. Stai andando dall'iconista? Esatto. Pensi che le piacerai? Oh, che ti scaraventerà nello spazio? Non sarebbe la prima volta che mi scaraventano nello spazio. Un fastidio di poco conto. Oh, pure sassi, eh?
L'audizione di Lightman sta per finire. E com'è andata? È andato benino. Tutto qui? Cosa significa? Mi hanno sempre insegnato che benino è una critica devastante. Probabilmente hai ragione. Beh, non mi resta che essere ancora più spettacolare del solito. Temo che potrebbe non bastare. Come? Perché? Un pessimo numero d'apertura è come un antipasto andato male o un bacio raccapricciante. Non depone a favore di quello che verrà dopo. La più spettacolare delle tue esibizioni potrebbe non bastare a smuovere l'iconista. Non c'è niente che possiamo fare? Qualcosa c'è, ma è esageratamente pericoloso. Lo sconsiglio nettamente, anche se siamo quasi sul posto. Dimmi, un evento monumentale nell'attesa. Una creatura che fa la sua comparsa una volta ogni 10.000 anni. Se la convincessi a portarti dall'iconista, una trovata pubblicitaria. C'è un villaggio, in una grotta all'altro capo di questo campo. Il resto dipende da te. Ah, Francis, c'è un'altra cosa che dovresti sapere. Sì? A Calypso sono le 19.04 di sabato sera. La mia esibizione. Cacchio, sono di scena fra un'ora. Lo so, sembra quasi impossibile, vero? Andiamo, andiamo. Quindi prima dobbiamo andare in questa grotta. Posso passare? Dici davvero? È parecchio deprimente là. Non esistono feste, ovviamente. Sono vietate. Potrebbero risvegliare quella stramaledetta cosa. Avrò cura di non fare baldoria. Nessun rumore di alcun tipo. I baccelli comincerebbero a ballare. Ed è ballando che si dà il via alle feste. E invece io suono. Vediamo cosa succede. È geniale, Lightman. Lo è. Davvero? Roba già vista? Pensavo che questa volta avrebbe aggiunto un pizzico di... verde, mi capisci? Una ventata di freschezza. Uno schizzo nuovo e imprevisto. Ha senso quello che sto dicendo? No. Lasciami in pace. Ed ecco che si inizia a ballare. Il mostro è grande quanto un dirigibile. Scricciolo, tutto quel fracasso sei tu? Potrei tornare in affari. Continua così. Ecco, vedi, facciamo anche del bene. Non è un'emicrania da heavy metal. Il che mi piace, in un certo senso. Wow, sto scoprendo un nuovo mondo di possibilità musical. Ho delle serie riflessioni da fare. Ma perché dicono cose a caso queste? Usa il codice musicale per assumere una cosa. Ok. Boh, a caso. Porca paletta, che succede qua giù? Questo posto è a una strimpellata funky dal collasso. Se qualcuno va lassù a fare casino... beh, potrei giocarmi la pensione. No, poverino. E noi ci andiamo. E di qua non si va. Lo abbiamo risvegliato, immagino. E quindi ora? Ehi, dov'è la festa? È il mio pezzo. Stanno suonando il mio pezzo. Qual è il tuo nome, amico? Mi chiamano Floyd. Ho un favore da chiederti, Floyd. Vuoi montarmi sulla testa, vero? Sì, Floyd. Esatto.
Ah, così? Proprio tranquillamente? Va bene. Lightman, eccoci arrivati, ragazzo, alle porte di Graceland. Hai commesso un enorme errore di valutazione, non rinnoverò il tuo contratto, hai messo le vite dei passeggeri nelle nostre mani. Un enorme errore di valutazione. Shh, non ce n'è bisogno. Spalle in fuori, sguardo fiero. Tu sei Glacial. Chi sei tu? Sono una vittima di un infarto precoce, vabbè. Sono Glacial. Ah, ecco che si suona. Lei è l'iconista, giusto? Ne è fatta di strada, baby. Tu. Ma io ti conosco. Sei tu l'iconista? Per l'appunto. Sono io a scritturare per Glamourgon. E un'edizione più stupefacente di questa non l'avevo mai vista, Glacial. Te l'avevo detto. Lightman e Glacial. Un evento di proporzioni celesti. Sei ansioso del responso, Lightman? In tal caso ti accontenterò. Lightman, musicista che ha suonato con Glamourgon. Quando ci siamo conosciuti eri già una belva tra mammiferi lentissimi. Hai sfidato l'universo a rinnegare una cosa così spaventosamente evoluta. E nel mentre sei diventato uno dei più grandi. Parole che abiteranno i miei sogni. E Glacial, giovane anima turbolenta. Hai un che di diverso. Perché lo sono? Sei un talento spaventoso, Glacial. Quando mi figuro nella mente ogni tua sfaccettatura, riesco a sentirti come un accordo. E nella meraviglia di quella musica c'è qualcosa di totalmente inaspettato.
è la cosa più bella che mi abbiano mai detto. Eppure l'accordo ha un'imperfezione, una nota dissonante, appena un sussurro. Lo sai come suona alle mie orecchie? No. Suona come un musica folk, Francis. Oh no. Non è vero. Sono l'incredibile... Eccola di nuovo. Musica folk, pizzicata da un fantasma nella tua mente. Chi è? È mio zio. È una leggenda nel posto da cui provengo. Come si chiama? Francis? Io non... Johnson. Vendetti? Vendetti? Lightman? Quale subdolo trucchetto è questo? Non ha niente a che fare col vecchio. Non l'ha neanche mai conosciuto. Pensavi di poter ingannare un altro dei Vendetti? Ficcarlo in un costume e sperare che non me ne accorgessi? Un altro dei Vendetti? Di che parli? Non lo sa. E non c'è bisogno che lo sappia. Sono due persone distinte e separate. Quando Lightman ha affrontato Glamorgon, non era solo. Con chi? Oh, no. Suonava in apertura di Johnson Vendetti. Attenzione, colpo di scena. Conoscevi mio zio? Mi hai mentito. Per tutto questo tempo non hai fatto altro che cercare di riportare in vita Johnson Vendetti. Come tutti gli altri. Cercavi dentro di me un morto che non ho mai conosciuto. No, non è vero. Forse volevo davvero riportarlo in vita, ma non ti ho mai chiesto di assomigliarle. Non ho mai voluto che fossi niente di diverso da qualsiasi cosa tu sia. L'universo va avanti, Lightman. Le stelle muoiono, le linee evolutive sorgono e decadono. E tuttavia tu sei rimasto bloccato in un momento preciso. Un atto commemorativo. E il palco di Glamorgon è riservato al futuro, non al passato. Francis, il futuro è tuo, perché tu, purché tu abbia il coraggio di afferrarlo. Ma non puoi affrontare Glamorgon con la testa piena di fantasmi. La tua richiesta di suonare con Glamorgon è stata respinta. Mi dispiace, ragazzo. Un giorno capirai. No! No, aspetta! Dove ci ha spedito? Di nuovo sulla Terra? Mi sembrava di aver visto la Luna là dietro. Però mi sembra... No, ovviamente no. Still replay the past.
And if it don't work out, you live and you learn. If it don't work out now, mama, you crash and you burn. And if it don't work out, non sto capendo, ma forse sarà più chiaro dopo. Guarda, questo sì che è bizzarro. Niente musica folk, neanche una strimpellata di passaggio. Forse mi sbagliavo sul tuo conto. Ma come si rapporterà la gente di Calypso con questa nuova creatura? Calypso? Mai sentito nominare. Forse ti stai confondendo con qualcun altro? Forse... Dove stai andando? Lo sai dove sto andando? La Glamourgon. Esattamente. Ok, c'è stata un po' questa parte di smarrimento, che però si è risolta subito in due secondi, quindi boh, va bene. Anything? Niente? No. Nope. Wait. Aspetta. What is that? Cos'è quello? It's the strange flesh. È la strana creatura tutta fatta di carne. Zom, move the ship around. Gira la nave. We're rolling out. Ce ne andiamo. Where are we going? Dove? It's time for my È ora di fare il mio ingresso. Oh, finalmente anche la sua storyline si concluderà. Patria di Glamourgon, adesso in scena. Salute, piccolo umanoide. Ho percorso tutta la galassia per suonare con te, Glamourgon. Dalle lontane sponde di Von della Don, celebre per i fuochi d'artificio, le navicelle spaziali e le novelle romantiche. Sono il capo della Sinfonia Galattica Volume Infinito. Il mio nome è Glacial l'Eccezionale. Ho sentito parlare di te. Dai, yes, suona? Boss finale?
Vai, andiamo prima a sinistra. E si deve suonare di nuovo. Ottimo. Guarda, tocca quella di destra. E si parte. Ed ora il gran finale, immagino. Di nuovo alla faccia. Andiamo prima a destra questa volta. Ora a sinistra. Che ne dici, Glamourgon? Mi dichiaro. Entusiasta. Thank you.
Glacial, sei una creatura dal raro splendore. Tu non sei da meno, Glamourgon. Eppure, per quanto tu sia singolare e splendente, non è stata la tua musica a sconvolgere la mia gargantuesca mente gelatinosa. Il tuo spettacolo di luci laser non ha rivali, in questa o in altre dimensioni. Merito di Violetta, eh? Chi c'è dietro? Io non credo di poterlo rivelare. Eccola lì che arriva. E va bene. Il mio nome è Mirajam. E tanto ti basti sapere. Sei un talento che sconvolge la vita, Mirajam. Puoi annoverarti tra i visionari che hanno intrattenuto Glamourgon. Significa davvero molto poco per me. Ciao, brava Violetta. Mirajam. Un nome che potrebbe costituire un mantra sulle mie labbra. Il tuo cosmo polmone è pronto per la prossima fermata. Grazie, mio nuovo amico, molto gentile da parte tua. Non avresti potuto fermarmi neanche volendo. No, dai. Grazie, mio nuovo amico. Inoltre, ti farò dono di questa navicella galattica marcata antimotore. Se cerchi l'impossibile, cerca antimotore. Product placement? È molto 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 simile, richiama un po' il design della DeLorean di Ritorno al Futuro. Niente è meglio di una crociera nell'universo per distendere i nervi post concerto. C'è nessuno che vuoi passare a prendere? Sì, credo ci sia qualcuno. Ovviamente va a prendere la figa. E adesso? Beh, sono l'artista di luci e laser che ha ispirato Glamourgon. Probabilmente bighellerò un po' in giro. Dimenticherò i miei amici, cederò a vizi discutibili, sfrutterò i privilegi della notorietà. Nessuno sa che sei tu. Indosserò il casco. Un momento. Cos'è quel? Ah, Lightman. Ehi. Ehi. Vuoi un passaggio? No, no. Ho un bel po' da metabolizzare. Perché non me ne hai parlato? Perché pensavo non fosse importante. E avevo ragione. Ragazzo, tu sei una stella. Ci becchiamo in giro, Mark. Puoi passarmi a prendere più tardi? Ci penserò su. Niente. Lightman rimane lì. Dove stiamo andando? Che importa? Il nostro giro trionfale. Tu lo sapevi che Lightman avesse suonato con Johnson Vendetti? È stato molto prima del mio arrivo. Avevo il sospetto che non avesse fatto tutto da solo. Non sapevo si trattasse di tuo zio. Vuoi sapere una cosa pazzesca che ho sentito su Johnson Vendetti? Detestava l'aria aperta. Fiumi, ruscelli, montagne, tutto quello di cui scriveva. Era soltanto ciò che sognava di essere. Ah. Certo che lui è proprio brutto, come l'abbiamo conciato, madonna ragazzi. Ok, altro caricamento. E immagino che siamo tornati a Calypso. Quella là è la città d'anello. You can't just leave me here. Non puoi mollarmi qui. I'll never readjust. Non mi riabituerò mai. Devi ancora suonare lo spettacolo nella tua città. Non posso, me lo sono perso. Il festival è finito. Ma c'è ancora l'after party. Avevo dimenticato l'after party.
Ansia? No. No, I'm not. Where are you gonna go? Dove andrai? Impossibile dirlo finché non sarò al volante. Mi trasforma in un'inguaribile vagabonda e sento che è il momento di vagabondare. Sai, pensavo che siamo stati un'ottima squadra. Siamo soltanto navicelle che solcano la notte, scricciola. Non voglio mettere su un duo e non lo vorrò per un po'. Perciò, finisce qui? No, non mi andrebbe giù. Sono in debito con te. Il polmone è in debito con te. È per questo motivo che tornerò a cercarti. Sequel? E Glacial? Sì. Non dimenticarti completamente di Francis. È un mio amico. È carina questa. Riferirò il messaggio. Arrivederci, Violetta. Bene, e prima di andare alla fine di questo videogioco, questo video finisce qui. Il finale vero e proprio lo faremo nel prossimo, perché questo è già durato tantissimo, quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video e vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!